Buona giornata e buon mercoledì, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Mattina 24 Live. È stata inaugurata ieri a Cerignola, in provincia di Foggia, la postazione sanitaria del 118 per ricordare Nicole Selvaggio, una giovane infermiera di 24 anni, nativa di Trani nella BAT, morta tragicamente a gennaio a causa di un incidente stradale. Una giornata di dolore e sofferenza, ma anche con la voglia forte di far sentire il ricordo dell'allora collega scomparsa prematuramente a gennaio, vivo più che mai. Con questi sentimenti si è svolta martedì mattina all'ospedale Tatarella di Cerignola l'inaugurazione della postazione del 118 in ricordo di Nicole Selvaggio, giovane infermiera nativa di Trani nella BAT, deceduta in un tragico incidente stradale il 6 gennaio scorso. Presenti, oltre ai familiari, il direttore generale della ASL Loggia Piazzolla, il sindaco della città Ufantino Bonito e la direzione sanitaria dell'ospedale Ufantino. La targa in sua memoria e la postazione è stata scoperta dalla mamma e dalla sorella dell'infermiera. Una nuova casa per il 118 Ufantino, dove vivrà per sempre il ricordo sul lavoro e nella vita di Nicola. E ieri abbiamo approfittato di questo evento per intervistare il presidente, più che il presidente, il direttore generale dell'ASL Foggia, Nicola Piazzolla, intervenuto alla cerimonia insieme al sindaco della locale città Ovantina, Francesco Bonito. Con Piazzolla abbiamo parlato sia del ricordo di Nicola che anche di due criticità importanti che sono state sottolineate. Da una parte l'emergenza sanitaria, dall'altra la carenza o quantomeno di reperire personale sanitario in diversi ospedali, tra cui anche quello di Cerignola. Sentiamo. Questo importante appuntamento di questo targa per ricordare una infermiera che ha dato tanto per il suo lavoro anche per i suoi colleghi. Sì, una giornata triste, una giornata che però ci rimette in contatto con i valori veri della vita. Nicole, a quanto narrano tutti i suoi colleghi, è stata una persona straordinaria, ma io voglio dire che è ancora una persona straordinaria, il suo ricordo qui sarà indelebile e il valore delle cose che lei ha fatto, ha detto, rimarrà nella storia di questo presidio, rimarrà nella storia dei suoi collaboratori e noi vogliamo rimarcare questa cosa con una targa, dedicando questa sede proprio a Nicole. Che a detta di tutti era davvero una persona straordinaria. Senta, dottor Piazzolla, com'è la situazione per quanto riguarda l'emergenza sanitaria in provincia di Foggia? L'emergenza sanitaria in provincia di Foggia c'ha due corsie, diciamo, parallele. Una è quella legata al Covid ancora, perché non riusciamo a debellare, anche se ovviamente dal punto di vista poi delle reazioni sintomatologiche, insomma. Evidentemente la terza dose, adesso anche la quarta, hanno fatto un lavoro importante, noi questo lo monitoriamo quotidianamente. L'altra emergenza è quella legata, però lo devo dire, alla difficoltà di reclutare soprattutto medici, soprattutto di alcune specializzazioni che non troviamo. Non troviamo e guardi, io devo dire. Devo poi ringraziarli invece tutti i miei collaboratori perché sopperiscono in questo momento straordinario, in questo momento difficile, sopperiscono facendo anche turni in qualche modo massacranti. Ecco, a loro va tutto il mio ringraziamento perché noi non chiuderemo mai nulla fino a quando, diciamo, queste persone con la loro voglia di dare una mano, di collaborare, oltre che lavorare normalmente, ecco, ci sarà questa, finché ci sarà questa situazione, noi stiamo facendo di tutto per modificarla, concorsi, avvisi, insomma, ma oggettivamente il problema c'è e abbiamo anche chiesto per questo la collaborazione dei colleghi degli ospedali riuniti, del colleghi di San Giovanni Rotondo, Grazie a di Sollievo della Casa Sollievo Sofferenza. della Sofferenza, per cui tamponiamo, riusciamo a tenere aperto, riusciamo ad assicurare le prestazioni e fino a che, diciamo, questo sistema non si sblocchi definitivamente. Grazie, buon lavoro.
Bene, queste le parole del direttore generale della SL Foggia, Vito Piazzolla. Stasera a Dentro la Notizia andremo anche a ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato con una delle responsabili della direzione sanitaria dell'ospedale Tatarella di Cerignola, Teresa Cicolella. Adesso andiamo a parlare della guerra in Ucraina perché il presidente americano Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari che sarà immediato di 800 milioni di dollari, l'ha riferito una fonte informata. Intanto lo stesso Biden ha anche annunciato l'invio di altre artiglierie alle forze di Kiev. Intanto si stringe la morsa dell'esercito russo su una acciaieria ormai ridotto ad un cumulo di macerie e sul piano diplomatico Mosca ha espulso 37 diplomatici tra belgi, olandesi e quelli del Lussemburgo. Intanto, per quanto riguarda la strategia legata ai corridoi umanitari, non è una soluzione semplice, questo lo si era capito, ma bisognerà anche altrettanto vedere come andranno le cose nel corso delle prossime ore, soprattutto se verranno attivati dei corridoi umanitari. Adesso andiamo alla cronaca. Si sono svolti ieri a Barletta, nella BAD, i funerali del 43enne proprietario di un bar che è stato ucciso 2 settimane fa, non per una rapina finita male, ma per un diverbio scoppiato all'interno del locale stesso. Per i dettagli sentiamo Salvatore Vetarolo, TG Blu. Di fronte alla morte di Giuseppe, come già dicevo a novembre scorso al funerale di Claudio La Sala, è necessario anzitutto che Barletta pianga. Il pianto aiuti questa città a mettere da parte distrazioni e banalità, ad essere madre che partorisce, che dona vita. Parole che arrivano dritte ai Di cuori di tutti i fronte barlettani e non a queste solo. La morti, città di Barletta piange per il terzo omicidio in 6 mesi ed è arrivato il momento di svegliarsi. L'omelia pronunciata da Monsignor Leonardo D'Ascenzo dall'altare della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria ha rappresentato al meglio il sentimento di tutta la comunità nel giorno dell'ultimo saluto a Giuseppe Tupputi, 43enne morto a seguito di una sparatoria all'interno del suo bar lo scorso 11 aprile. Una folla commossa ha abbracciato la moglie Giusy e le piccole Sofia e Francesca, straziate dal dolore per la prematura perdita di un marito e di un padre. È necessario che Barletta si svegli davvero e queste lacrime di dolore si trasformino nella forza necessaria per metterci insieme, fare rete, aprire gli occhi. Non vogliamo più che simili tragedie accadano e vogliamo fare di tutto perché non accadano più. È il momento di stringerci. L'intera città attorno alla famiglia di Giuseppe. Facciamo sentire, ciascuno come può, la nostra vicinanza affettuosa, discreta e concreta. La vicinanza della comunità alla famiglia non sta mancando. Gesti concreti come quello del Barletta 1922 che devolverà parte dell'incasso della gara con l'Ossese, o come quelli di tutti i cittadini che stanno partecipando alla raccolta di fondi promossa nei giorni scorsi, potranno donare un piccolo sollievo ad una famiglia straziata. Ma siamo riusciti a realizzarne solo una piccola parte. L'altra parte è stata strappata via brutalmente, senza motivo. E adesso occupiamoci dell'emergenza sanitaria in Puglia. Nel bollettino regionale del martedì sono 2.232 i casi accertati, con la condizione legata alle diverse province che sono sotto i 1.000 casi, pari 818, Lecce 498. Poi a seguire, Foggia 258, Taranto 233, Brindisi
116 e la BAT a quota 168. Adesso occupiamoci di un'iniziativa benefica del Rotary Club Bari Alto, che in collaborazione con le due associazioni ha concretizzato il duplice intervento benefico in favore del canile sanitario di Bari ed anche di una comunità alloggio con le madri e figli a carico. L'obiettivo è quello di dare un certo giro di caramelle e dolciumi da donare ai bambini delle strutture alloggio. Tra l'altro è stata sensibilizzata la popolazione del quinto municipio di Bari, che ha avviato una raccolta di giocattoli al fine anche di far sfoggiare un sorriso anche sul viso di tutti i più piccoli ospitati dalle strutture di Bari Palese e noi Cattaro, ovviamente, nonostante la loro situazione di fragilità. Ed ora parliamo del calcio con le condizioni legate alla Coppa Italia, che come sapete si è giocata ieri la semifinale di ritorno tra Milan ed Inter. Risultato finale ha visto la formazione nerazzurra vincere con il punteggio di 3-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez ed al gol di Gosens. Per i rossoneri una delusione certamente non facile da immaginare, anche perché questo potrebbe anche mettersi nella condizione di ritrovarsi con una lotta a scudetto ancora più avvincente quando mancano sei giornate al termine del campionato. Host questa sera, lo ricordiamo, a Torino ci sarà la seconda semifinale, quella che vedrà di fronte la Juventus contro la Fiorentina. Ricordiamo che la Juventus in campionato ha pareggiato contro il Bologna per 1-1, mentre la Fiorentina aveva battuto il Venezia con il punteggio di 1-0. Va anche ricordato che la gara si giocherà questa sera allo Stadium di Torino a partire dalle ore 21 circa. Adesso, prima di andare ai nostri saluti, vediamo se riusciamo a ad avere il tempo materiale ed anche utile di potervi dare in chiusura di giornale il quadro relativo alle previsioni del tempo per la odierna giornata. E veniamo dunque alle previsioni del tempo di questo mercoledì. Cominciamo dal mattino con un cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, anzi su quasi tutte le province della nostra regione, con una tendenza per quanto concerne le prossime ore che sarà questa. Nel pomeriggio si verificherà ancora una nuvolosità abbastanza estesa che anche nel corso della serata e della notte potrebbe portare anche qualche piovasco di non poco conto, con qualche pioggia che si farà vedere nella zona del Tarantino. La tendenza per la giornata di domani sarà questa: nuvolosità irregolare, non escluse ovviamente qualche pioggia nelle zone del Barese, dell'Abat e del Salento. Benissimo, siamo arrivati alle 8:21 minuti di questo 20 aprile. Termina qui questa edizione di Mattina 24 Live. Vi ricordo che i servizi, le notizie e le edizioni dei telegiornali li troverete come sempre in continuo aggiornamento sui nostri canali social Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo come sempre questa sera alle 21:15 con Dentro la Notizia. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di mattinata.